Amici di Cellulare Magazine, bentornati sul nostro canale YouTube. Oggi è giovedì e sono in compagnia di Lucio. Lucio, il giovedì siamo sempre qua. Siamo sempre. Cioè, io magari volevo anche andare a fare qualcos'altro. No, il giovedì lo sai che io e te siamo qui pronti per far vedere un gioco ai nostri amici. Sì, un gioco che, come da tradizione, abbiamo scaricato da PlayPlanet. Ah, quindi sciolingualo tutto. Playplanet.playmobile.it, che è il servizio, diciamo, nel quale noi paghiamo un abbonamento settimanale, sì, di 2,99 euro, ma scarichiamo a raffica, proprio a manetta, come se venisse giù, non so, va bene, sì. Hai reso il concetto praticamente, no? Cioè, non è che ne scarichiamo uno, non è che ne scarichiamo due, no, ma ne scarichiamo a dozzinelle proprio. Okay. Tra questi oggi abbiamo scelto un gioco di ragionamento, perché in questo periodo qua facciamo tanti ragionamenti, siamo particolarmente cerebrali. Esatto. E si chiama Linkit. Si chiama Linkit, collegami, perché è un gioco tutto basato, indovino un po', sui collegamenti. Hai visto? Perché quando vuoi tu sei uno che... Oh, lo facciamo vedere subito. È un puzzle game. Ma va? Sì. Ora schiaccio play. Ecco, si divide naturalmente in livelli di difficoltà crescente. Ce ne sono come veramente... Come la luna. Cosa c'entra? La luna crescente. Ah, non l'avevo capito. Vabbè, scusa. Vabbè. Ecco, per esempio, dal primo al 30° livello li potete giocare nell'ordine che volete, quindi potete già passare direttamente al 15° livello, al 20°. Se siete proprio... Ma però dovete essere dei intelligentoni, proprio gente che è proprio a scuola, voglio dire. Ecco, faceva copiare, non quelli che copiavano. Oltre, chiaramente, dovete prima sbloccare. Ma giocate, ma ce ne sono tantissime. Adesso non ve lo faccio vedere, ma credetemi, sulla parola, voglio dire, io sono in libertà sulla parola, voglio dire, cioè... Non hai detto mai una bugia in 10 anni? Mai. Ce ne sono più di 300. A parte quella cosa della tua fidanzata. Beh, ma quella lì non adesso non la devi dire. Allora, facciamo vedere subito come funziona, anche perché da spiegare è abbastanza complesso, ma poi è facilissimo da giocare. Oh, qui c'è una spiega in inglese, che quindi... Vabbè, nessuno leggerà. Nessuno leggerà, noi tantomeno, eccetera. Comunque, in soldoni, lo vuoi spiegare tu? Perché... No, fallo tu. Ecco, lo sapevo. Allora, praticamente, il gioco è questo. Tenete conto che il link, cioè il collegamento, parte sempre dalla pallina verde che vedete al centro. E dovrete fare in modo che il flusso, diciamo, sia... sparso su tutte le sfere presenti e ritorni alla pallina verde. Cioè, tutte le sfere presenti sul display devono essere collegate tra di loro nello stesso momento, e poi il collegamento, in questo caso si tratta di una sorta di raggio di luce, sì, okay, deve tornare alla pallina centrale, esatto, anche quella di partenza. Il verso chiaramente del raggio lo decide questa punta, che voi potete chiaramente ruotare, quindi adesso noi la ruoteremo. Per esempio, questo è il livello 1, giusto per farvi vedere la semplicità. Quindi noi ipotizziamo che il raggio passi da qui, vada su quest'altra pallina, da questa arrivi a quest'altra. E da quest'altra? Eh sì, sempre quest'altra. Uso qualche altro pronome, qualche altra cosa. Non so. Arrivi qui e quindi torni alla base, quindi alla pallina verde, perché è un obbligo del gioco, eccetera. Quando avete ruotato le varie sfere e siete sicuri, potete cliccare sulla pallina verde e vedere se avete fatto bene o avete fatto una cavolata. Ecco. In questo caso, come... Bravo, genio! Grazie, genio! In questo caso io ho aperto tutto ed è venuto, diciamo, abbastanza bene. Va bene, il primo livello naturalmente è il più semplice. Adesso vi facciamo vedere il secondo. Che è semplice anche lui. Già meno. Già qui introduciamo un'altra caratteristica del gioco, cioè non tutte le sfere sono uguali. Troverete poi, man mano che andrete avanti, delle sfere un po' più complicate. Per esempio, quelle con il lucchetto sono sfere che non si possono ruotare. Sono lì, ferme, immobili. Ferme, immobili. Poi dopo, intanto che tu sistemi, dico, sì, nei livelli successivi ci sono molte altre tipologie di sfere, ok? Ci sono sfere di altri colori, ci sono sfere che a specchio riflesso, ci sono... A specchio riflesso, sempre tu Aribibis... E diciamo che ci sono tutta una serie di elementi che rendono più difficile e più, quindi,
necessitano di un maggior ragionamento, riuscire a completare il livello. Esatto, qui la difficoltà era praticamente che queste due sfere poste agli estremi non possono essere ruotate, ma diciamo che il gioco è ancora abbastanza semplice, penso di averlo risolto. Adesso proviamo, io clicco qui. Mamma mia, a me Pitagora poi mi fa un baffo, mi fa. Sono veramente impressionato. Va bene, ecco. Il terzo livello non ve lo facciamo vedere perché non siamo riusciti. Questo per dire la nostra grande capacità. Bah. Cioè, i livelli sono 400, noi la terzo. Adesso ci siamo fermati, però confidiamo che i nostri followers. Esatto. Fai vedere però invece ad esempio quella schermata nella quale si vedono le varie palline, le varie... Siamo un po' fissato con le palline. Quali palline? Vai, no, nella cosa delle opzioni. I settings. No, non c'era. No. Qual è la storia delle palline? Eccolo qua. Questo. Cioè, ci sono queste qua che sono quelle bloccate. Queste le abbiamo spiegate. Okay. Poi ci sono gli specchi. Esatto. Ci sono quelle di roccia che non riflettono la luce. Ci sono quelle rosse che si trasformano in roccia quando vengono colpite dalla luce. Insomma. In realtà poi qui le definisce pearl. Quindi sono perle, beh, perché sono nel mare, hai ragione, non sono sfere ma sono perle. Beh, ci abbiamo messo poco a capirlo. Sì, giusto i giorni che ci abbiamo messo per provarlo, più tutta la recensione, però. Ma alla fine, voglio dire, quello è, esatto. Sfera o perla. Quindi questo fa vedere quante e quali difficoltà intrinseche si vanno a inserire nel proseguio del gioco. Bravo, lo vogliamo rifare questa recensione? No? No. Ma secondo me no, va bene così. È bene. È venuta bene. Anche perché Chuck buona la prima. Bravo. Sì. Oh, quindi va bene, una volta spiegato il meccanismo di gioco, le varianti e tutti diciamo i livelli eccetera, è venuto il momento di tirare le somme. Bravo, quello che facciamo sempre. Quindi, dire che cosa ci è piaciuto e che cosa non ci è piaciuto di questo link it. Allora possiamo cominciare per fare un cambiamento da quello che non ci è piaciuto. Cosa non ci è piaciuto? Ma allora diciamo che è un gioco un po' di ragionamento un po' statico, ok? Un po' riflessivo, se, cerebrale, Per persone che magari hanno il cervello un po'... Diciamo agli sparatutto, a quelle cose un po' d'azione. No. No, perché non vi fermate non al terzo come noi, ma al secondo. Quindi questo è, dice, ma del resto lo sapete anche voi, no? O vi questa tipologia di giochi o piace o non piace, dove c'è un po' da ragionare, no? Eccetera. Di contro, a chi invece piace questo stile di gioco non più ragionato, Link It offre sicuramente una grande sfida perché i livelli sono tantissimi. Si è spento? Come si permette? I livelli sono tantissimi e il livello di sfida è molto alto perché, perché già comunque già il terzo livello è abbastanza impegnativo, minimo, certo. Quindi insomma a parte gli scherzi insomma è veramente complesso. Quindi a noi questo gioco è piaciuto, no? A noi piacciono questi giochi così, anche perché è un gioco che potete giocare in qualsiasi momento, no? Quando siete sul tram, quando siete... Che poi, voglio dire, è forse la caratteristica più interessante, no? di un gioco per un telefonino, il fatto di poterci giocare magari 5 minuti e poi dopo... In canoa. In canoa, sì. Io sempre in canoa. Canottiera, voglio dire, ci puoi giocare come vuoi. Quindi, tirando le somme... Se apprezzate questo genere di giochi, Link It sicuramente vi piacerà. Sì. E quindi il nostro consiglio è comunque, visto che non lo pagate niente, è a gratis, a sbaffo, a sguffio, eccetera. Scaricate da playplanet.playmobile.it. Esatto, a noi non ci rimane che salutare e provare a vedere se riusciamo a risolvere il terzo livello. Sì, probabilmente no. Chiamato mio cugino, lui è uno. Saluti a tutti. Ciao. Ciao.